Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, lo tengo qua un attimo, ma poi dopo lo appoggio subito. Oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Zalando. Ebbene sì, allora si presenta così, chiuso, enorme, e poi si apre ed è tutto a cassettini, molto carino e anche riutilizzabile in cartone. Io direi, scusate, lo appoggio un attimino qui. Allora, vi dico subito il prezzo. Che c'ho scritto qui 129,99, però è un prezzo che è scontabile con alcune offerte, quindi ad esempio c'è stato lo sconto del 20% fino a poco fa, quindi si può trovare in offerta. Spesso e volentieri va sold out perché mettono fuori pochi numeri per volta del calendario. Basta semplicemente metterlo nella lista desideri, attivare la notifica sull'applicazione e appena viene disponibile verrete avvisati tramite notifica, quindi potete prenderlo tranquillamente. Ma ora vogliamo vedere assieme se vale questi soldi il canale dell'avvento di Zalando. Lo scopriamo subito. Allora, unica cosa, se non volete gli spoiler, ma volete sapere se vale effettivamente questo importo, qui, c'è il minutaggio dove potete andare direttamente e vedete le mie impressioni, che cosa ne penso, senza spoiler, senza niente, solo se vale il prezzo, se ci sono, se mi piace, se no, se vale la pena prenderlo o che cosa. Vi dico solo questo. Ok, ora, se non volete spoiler, basta e andate al minutaggio. Per tutte le altre, invece, iniziamo ad aprirlo. Allora, le caselline sono in ordine un po' sparso, però mi piace perché sono fatte a cassettino. L'unico problema è che io ho già dei problemi a cercare la 1. Era enorme. Ok, una sola fila, bello profondo. Ed all'interno è anche con la carta. Quindi, ok. Dunque, il primo che troviamo è Babor Ampolle Concentrate Perfect Glow. Quindi sono delle ampolle, che adesso apriamo, per il viso, illuminanti. Eccole qua. Belle, sono tante. Babor è soprattutto un marchio che ho sentito proprio per i prodotti per il viso. Sono fatte così, ogni ampolla sarà per 7 giorni, esatto, 7 giorni. E se non sbaglio, se siete appassionati del brand, che io sinceramente non conosco, credo che abbia fatto un calendario dell'avvento dedicato solo ai prodotti Babor. Esiste, però non conosco il marchio, quindi non vi so dire. Allora, andiamo alla 2. Mettiamo dentro. Ma no, teniamo fuori perché così le facciamo prima. Non ce la faremo mai. Allora, il 2 sembra facile, ma non è. Eccolo qui. Ok. E abbiamo Bobbi Brown Smokey Eye Mascara. Mascara guardo intenso. Colore nero. Bobbi Brown è Bobbi Brown. E cavolo, il mascara è fatto così. Niente da dire, niente proprio da dire. Andiamo alla 3. La 3, eccola qui. Mi piacciono questi colori pastello, oltretutto, un po' degradé, mi piace. La 3 è bella grande. Vediamo. Questo è un full size. Rituals of Meher è una shower gel. In schiuma, credo, Sweet Orange e Cedro. Ti sento appena appena, ma ragazzi, è un full size. È un full size, fantastico. Andiamo alla 4, che è qui. Andiamo su Lilla. Si può avere solo la 4? No. Ok. E abbiamo, oh, Star Skin VIP. Golden Mask Rivitalizzante Maschera Occhi, mi piace tantissimo questo marchio e ha delle prodotti assolutamente senza nulla da ridire. Andiamo alla 5, a Beran Unite. La smetti di venire addosso, come se fosse lui che mi viene addosso. 5, vediamo cosa c'è. Ardell, sì, ottimo marchio, non mi piacciono le ciglia finte, ma in particolare. Ma è un ottimo marchio. Queste sono le ciglia finte. Oh, cioè,
marchio ottimo, assolutamente. Andiamo alla 6. Sto andando molto veloce per non fare dei video eterni. Se però trovassi la 6, perché già ci metto 6 ore a cercare i prodotti. Ok, eccoci qua. Oh, è uscito. Allora, Estée Lauder, ok, Advanced Night Repair, Multi Recovery, questo è un 7 ml, e penso che sia del loro siero solito, esatto, fantastico, molto valido, molto buono, ed è inutile che lo apro perché ho tantissimi contorno occhi, sì, sieri per il viso, ma anzi ve lo apro per farvelo vedere, è così col tappo grande, basta una qualche goccia, ottimo, 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 e poi, cioè, Estée Lauder. Per adesso ci piace assai e andiamo alla 7. La 7, eccola qui. Mi piace anche il fatto che siano tutte imballate nella carta che si può riutilizzare. E Jekka Black Glow Drops Vegan Friendly Rose Pearl. Cos'è? Questa è Nuit Healthy Natural Glow, Apply Using the Finger. Un illuminante? No. Prepara all'illuminazione? Sì, è un illuminante. Credo proprio che sia un illuminante. Ha la faccia dell'illuminante. Però è molto bello, forse ne dovevo mettere molto meno, molto molto meno, però è molto bello, niente da dire. Magari se trovassi una salettina per pulirmi, aspettate un secondo, ecco fatto. Ok, e andiamo avanti. 8 è qui, grande. Ok, allora Glow, ok, marchio Animal Bunny Earth Glow for Zalando, quindi un'esclusiva Zalando. No vabbè, ma io ho capito adesso che cos'è e lo adoro. Aspettate, aspettate, Glow, eccolo qua, aspettate, Non so come si usa, ma è una fascia con le orecchie? Con le orecchie? Oppure ci devo fare... Non lo so. Aiuto! Come si usa? Devo studiarla. Devo studiarla meglio. Oh, ma adesso la studiamo assieme, perché questa mi interessa. Allora, metti così, così e giri. Ok, aspettatemi un secondo. Devo provarla. Quindi... Ok, così, così... E giri le orecchie. No vabbè, ma è stupenda. E in teoria messa molto meglio, ma mettiamola molto meglio, mettiamola molto meglio, su, via, facciamo le cose ben fatte, le dentro al fil di ferro, così si ferma ed noi possiamo andarci a struccare senza che i capelli ci vadano davanti. Molto molto carina. Ok, rimettiamola via, il nostro momento di contegno è finito. Contegno, non facciamoci ridere. Andiamo avanti e andiamo alla 9 9 9 9 9, eccola qui. Ok, allora questo che cos'è? Corres Apocatec Apothecary Wild Rose Night Brightness Limp in Faccia. Ok, una crema notte per il viso da 20 ml con vitamina Super C. Non C, vitamina Super C. Vogliamo parlarne della vitamina Super C? Non la C, la Super C. Ok, mi sembra molto corposa, ma ci sta, è una crema notte. È un marchio che non conosco, sarei curiosa di provarlo effettivamente. Leggermente profumata, ci piace, ci piace. 10,
Eccola qua. Qualcosa di piccolo. Trina, 532, 24 ore, è ombretto in crema 24 ore. Ok, se riesco ad aprirlo, eccolo qui. C'è anche la protezione, eccola. Se riusciamo ve lo faccio vedere. Bellissimo. Bellissimo, assolutamente bellissimo. Super super soddisfatta. Molto molto bello. Complimenti. Allora, poi andiamo avanti con la 11. La 11 abbiamo qualcosa di quadratino, Clinique Moisturizer, crema ultra idratante. Scusate, il formato è un 15 ml. Se riesco ad aprirlo, eccola qui. Ed è questa. Clinique, molto valida anche perché è idratante ma non è pesante, assorbe velocemente, perfetta sia per il giorno se non ci si trucca oppure per la sera. Ottimo prodotto. 12. Il 12 è questo, piccolo piccolo piccolo, ma magari nelle cose piccole c'è il vino buono. Allora, è un pennello di Luaria, aiutatemi, io ve lo apro, mi avvicino il più possibile e ve lo faccio vedere. Metti a fuoco, credo che sia a fuoco, così ditemi che marchio è. Luaria, non lo so, però è un pennello vegan molto morbido e mi piace assai, mi piace assai, quindi assolutamente non so il marchio ma lo proverò. E poi i pennelli in casa mia non sono mai abbastanza, dovrei lavarli ogni tanto, ma no, meglio cambiarli. 13. Nella 13 c'è qualcosa fatto a caramella e abbiamo Be You Nice Ink, è uno smalto rosso. Queste parti, ok, uno smalto rosso classico, che non amo, però ci sta, un prodotto rosso per Natale. E andiamo alla 14, eccola qui. Ok, non amo neanche questo prodotto, come sapete benissimo, ma cercherò di mostrarvelo. La pietra gua sha. Metti a fuoco, per favore. No, va bene, ok. La pietra gua sha del marchio Zoeaia. Ok, non mi piacciono, non mi trovo bene con questo prodotto, io preferisco altri tipi di massaggiatore, per questo la lascio chiusa per regalarla. Quindi sono fatto di praticità. Fatemi sapere intanto se a voi piacciono le pietre gua sha, perché ho sentito pareri discordanti, alcuni piacciono molto, altri per niente. A me no, però ci sta. Intanto siamo alla 15, Mini MAC Mer Matte Lipstick, mini, il rossetto mini della MAC, il 608, e lo andiamo a vedere subito perché sono curiosa. Piccino piccino, però nude malva, molto bello, sicuramente lo conoscete. Con le luci però fa un po', tende più il fucsia, mentre invece è molto molto bello, molto molto bello, mi piace, mi piace, mi piace. E andiamo alla 16, eccola qua. Quando sentirete ciocco vuol dire che sarà caduto tutto. Io a fare queste cose. Allora, nella 16 abbiamo Peter Thomas Root Pumpkin Enzyme Mask, maschera enzimatica per il viso, con zucca. Come si usa? Applicare sul viso asciutto
due volte a settimana. Massaggiare con le dita asciugate, aspettare 3-7 minuti e risciacquare. Ok. Allora, di maschere ne ho, esatto, dato che è chiusa, di maschere ne ho tante, quindi questa la lascio momentaneamente chiusa. Però la proverò perché comunque sono curiosa di provarla e poi magari vi faccio sapere. 17. Ok. Ok. Minerale, crema mani con baciata dal sole, sia kissed. Quantità 40 ml. Buona. Le creme mani non sono mai abbastanza, un po' come i pennelli, ci piace sempre. 18. Ed eccoci qui. A che numero la pila cade? 18 abbiamo della Circle, sarà questo il marchio, Natural Vegan, ok, crema occhi con cocomero, acido ialuronico e caffè, 15 ml, quindi è un full size, e già questo ci piace assai. Mo' ve la faccio vedere, questa qui, bella perché è in vetro con il tappo in metallo. Super, super cremosa, ma poi ne basta poca perché è una crema occhi. Beh, io la provo, anche perché le creme occhi sapete che ne provo tantissime e tantissime ne vorrei provare perché sono sempre alla ricerca di un prodotto valido. Allora, intanto vi posso dire che il l'ombretto del Trina con la salvietta struccante devo grattare, quindi dura davvero assai. E mi piace, ho detto subito che mi piaceva ed effettivamente mi piace. Andiamo alla 19 che è qui. Ok. Però questa non me l'aspettavo. Foreo Luna Mini 2. Non me l'aspettavo, anche perché io ne avevo uno anni fa, poi con l'uso ovviamente i dentini iniziano a perdersi, quindi l'ho sostituito e con altro, ma questo non è il Play, che è quello classico che si trova normalmente nei canali dell'avvento, che ha un tot utilizzi e basta. Questo è quello ricaricabile. Scusate, il calendario quanto costa? 129,95? Ma credo che costi una novantina di euro solo questo. Vediamo se. No, è scarico, bisogna caricarlo. Peccato perché ve l'avrei fatto vedere in funzione, però, ragazze, niente da ridire. Cioè, questo qua paga quasi tutto il calendario da solo. Assolutamente più che soddisfatta. Cioè, proprio un super prodotto. Non me l'aspettavo, un super prodotto. Cioè, ora non so il prezzo perché io l'avevo preso poco dopo che era uscito. Adesso so che sono cambiati tantissimi modelli, però penso che una novantina di euro questo lo valga. Cioè, super, super soddisfatta. Io inizierei ad appoggiare un po' di roba perché è iniziato ad averci qualche problema. E devo andare alla 20? Sì, non me l'aspettavo. Cioè, ah, bellissimo, proprio ci sono rimasta. Ok, Mario Badescu, faccia spray con aloe e erba e rosu, acqua di rose. Mi piace, mi piacciono molto questi tonici per il viso di Mario Badescu ed è tranquillamente sul viso dopo la detersione oppure ed è anche come fixing spray. Funzionano benissimo, questo è un full size. Mi piacciono ed mi piace trovarli perché comunque so sempre che li uso. 21. Cosa detto Mario Badescu non costa neanche tantissimo. Ok,
Keratina Professional Hair Care, strutturanti istantaneo per capelli danneggiati. Ah, scusatemi, della Fito Relax. 100 ml. Latte ristrutturante, quindi dopo usare sui capelli umidi, distribuire la quantità, massaggiare, pettinare, non risciacquare. Ok. Infatti mi ricordavo che aveva sempre dei profumi molto buoni. Non ho provato tanti prodotti di questo marchio e di altre linee, ma mi sono trovata bene e il prezzo non è neanche eccessivo. Quindi altro prodotto consigliato, 22. Pai, e credo che sia un full size perché è un 28 ml. Lightwork Reshift Fruit Extract Cleansing Oil, olio struccante, ci piace. Guardate, eccolo qui. Olio struccante e ci serve sempre. Ok, mi sentite solo il profumo. Molto buone. I prodotti della Pai hanno questo, costano tantissimo, ma hanno sempre dei profumi spettacolari. Ma abbiamo già finito. Questo calendario mi dava tante soddisfazioni. 23. Ok, Kiko, dove erano le soddisfazioni? Kiko, da quando si è messo a pubblicizzare, a produrre, a buttare fuori le linee, per me è caduto tantissimo di qualità alzando i prezzi, ma magari questo è un prodotto che può piacere. Questo è un Green Me Eyeliner, fatto così. Vediamo come si comporta e com'è il pennellino. Il pennellino è sottilissimo in feltro. La linea è semplice. Si possono fare linee molto sottili oppure più spesse. Questo ovviamente è una cosa molto comoda. Ma adesso lo lasciamo asciugare e vediamo come si comporta. E intanto noi andiamo alla 24. Allora, 24, prima che la apro, casella sorpresa o casella delusione? Cosa dite? Vabbè che posso anche aprirla perché tanto è nella carta. Avete ancora qualche secondo per dirlo? Cos'è? Sorpresa o delusione? Avete deciso? AB Augustinus Bader The Rich Cream con TFC8, crema idratante ricca da 15 ml. Credo che questo marchio costi un bel po'. Crema fatta con il push push, quindi adesso la pushiamo. Eccola qua. Ricca. Buon profumo. Ci sta. Allora, se proprio vogliamo dire la completa, completa, io avrei messo il Foreo nel 24, sinceramente. Cioè, perché per me è una super sorpresa. Però ci sta. In tutto questo, il eyeliner di Kiko si è asciugato. E confermo la mia idea su Kiko. Confermo la mia idea su Kiko, ma ci sta, ci stanno un paio di caselline che non ci piacciono su tutto questo ben di Dio. Quindi adesso ci puliamo bene. Ecco fatto. Non ho più residui di niente, no? Perfetto. Via. Appoggiamo un po' del nostro bottino qui e tra poco andiamo a dire la nostra su questi prodotti. Quindi anche per chi non voleva spoiler, pronti? 2 e 3. Allora, se siete arrivati qua direttamente dal minutaggio iniziale perché non volete spoiler, il calendario l'ho finito. Questa è la pila dei vuoti, sperando che non cada niente. Potrebbe anche essere che cade, non ve lo assicuro niente. Dunque, cosa ne penso? Spettacolare! Ovviamente c'è un po' di tutto, di tanti marchi, ma marchi noti.
tanti prodotti full size, alcune cose che non vi spoilerò, ma che davvero, secondo me, solo una ripaga quasi tutto il calendario, quindi ne vale assolutamente la pena. A mio avviso ne vale assolutamente la pena senza nemmeno pensarci. Allora, prodotti make-up alcuni, tanti prodotti skincare, cura del corpo, cura dei capelli, c'è davvero di tutto. Alcune caselline un pochino più deludenti, ma per il marchio, non tanto per il prodotto perché è un full size, ma per il marchio. Se qualcuno vi interessa gli smalti, per sapere se è un calendario con o senza smalti, ce n'è. Quindi, se non volete gli smalti, in questo caso tranquille, ce n'è uno. È comunque di un buon missimo marchio. Cosa dire del calendario? Sì, assolutamente vale completamente la spesa. Un ottimo calendario da regalarsi e da regalare. Sicuramente cosa molto apprezzata. E niente, concludo il video perché inizia a essere un po' tanto lunghino. Quindi direi di qui intanto ha retto tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se lo prenderete, se l'avete già preso. Se ditemi tutto. Io come sempre spero sia stata un pochino utile, ne avete avuto compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!